Ancora un convegno CISL sul tema Puglia e PNRR, questa volta a finire al centro dell'attenzione la sanità. Dopo l'ultimo biennio fortemente caratterizzato dalla pandemia, è fondamentale tornare ad investire in un settore chiave per il territorio. Intervenire prima di tutto con misure a sostegno dei cittadini, specie più anziani, può essere una soluzione. Liste d'attesa, ma non solo. Il percorso è quello di lavorare in sinergia, regione, organizzazioni sindacali, perché d'altra parte si va a fare sintesi di quelle che sono le esigenze del territorio. Gli strumenti ce l'abbiamo, il PNRR, ci dà la possibilità di avere risorse importanti, e questo significa che noi, se siamo bravi a spendere le risorse così come vengono programmate rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio, possiamo centrare sicuramente l'obiettivo di rilanciare una nuova sanità. Cambiare e rinnovare la complessità del modello organizzativo funzionale è un'altra strategia di cui tenere conto, con un occhio di riguardo anche per quanto concerne la formazione di futuri infermieri e dottori, potenziando scuole e centri universitari in tutta la regione, senza dimenticare poi i nuovi macchinari o il riammodernamento delle strutture. Alla Puglia sono stati destinati dal PNRR 650 milioni di euro in ambito sanitario. Per infrastrutturare la parte per acuti, cioè gli ospedali, a modernizzarli, tirar fuori e dentro la digitalizzazione, l'informatizzazione, la telemedicina, il fascicolo sanitario, il potenziamento del sistema di emergenza-urgenza, l'innovazione delle grandi macchine, cioè nuove TAC, PET TAC, risonanze magnetiche, mammografi, ecografi.